La capitale italiana della cultura 2016 è Mantova, sfuma il sogno di portare Ercolano alla ribalta nazionale. Le 10 città finaliste erano, oltre a Comune Vesuviano, Aquileia, Como, Mantova, Parma, Pisa, Pistoia, Spoleto, Taranto e Terni. Il sindaco della città vesuviana, Ciro Buonaiuto, si dice fiducioso per i prossimi obiettivi. I miei complimenti vanno a Mantova, ha spiegato il primo cittadino. Abbiamo già vinto poiché la comunità cittadina ha preso coscienza della sua bellezza e delle sue risorse. È stato fatto un lavoro collettivo, ha aggiunto. Il prossimo obiettivo è candidare Ercolano come capitale italiana della cultura per il 2017. Il comune vesuviano ha rimandato di qualche mese il suo posto in una vetrina di rilievo capace di attrarre investimenti e turisti. I giovani ercolanesi tra i promotori della candidatura mostrano il dispiacere per la prima bocciatura, ma hanno deciso di non arrendersi e andare avanti. Forse è stato meglio così, perché abbiamo la possibilità di ragionare in maniera più calma ora sugli eventi, sull'organizzazione delle manifestazioni. Abbiamo 3 mesi avanti rispetto, diciamo, alla prossima chiamata che arriverà dal Ministero, alla prossima convocazione che porterà alla proclamazione della Capitale Italiana della Cultura 2017. Questo ci permetterà, secondo me, di ragionare in maniera più lucida su tutte le priorità della progettualità, della programmazione che abbiamo avanti.